Eccoci ritornati in diretta per l'ultimo segmento. Anna, quanto posso andare avanti? Una decina di minuti? Dimmi tu, tu fai. Com'è? Faccio io? Allora decido io. Allora andiamo a collegare immediatamente con Di Maro, perché al di là dei calciatori, al di là degli allenatori, dei tifosi, eccetera, ci sono due grandissimi personaggi, ovviamente, che sono entrati, lo sono sempre stati per noi, ma sono rientrati alla grande a far parte della famiglia di Canale 34. Ilaria, me li presenti? Sì, Gianluca, sono venuto a trovarci Giuseppe Saginario di Sagifil. Ciao Peppe. Buonasera, buonasera. E Tommaso Ricozzi del Centro Augusto. Buonasera, buonasera. Mentre la pioggia ci sta inondando, allora Peppe, siete arrivati oggi nel pomeriggio, giusto? Che impressione hai avuto? Esatto, prima di tutto buonasera a tutti lì a Napoli allo studio, un'ottima impressione, si respira un'area veramente sportivamente, un'area molto accesa, e seguono tutti con grande attenzione gli allenamenti. E quello che abbiamo notato da subito è che ci sono tante famiglie con bimbi ed è una cosa bellissima. Che cosa gli avete portato, D'Antonio? Tra le tante peripezie abbiamo portato la mozzarella nostrana, e quindi per fare assaggiare a loro un po' di mozzarella che ne mancava un po'. Hai capito, Gianluca ha dato fastidio anche a loro, si è messo nelle orecchie per una settimana perché dovevano portare la mozzarella. Meno male. L'abbiamo mangiata anche noi, stasera la mangeremo anche noi. Oggi hai seguito gli allenamenti? Sì, ho seguito, c'è una bella atmosfera allegra, cosa che mi dicono che l'anno scorso non c'era. Quindi c'è molta voglia di lavorare, ma l'allegria si respira a ogni passaggio che i ragazzi fanno, quindi è importante secondo me questo spirito anche per iniziare bene il campionato. Chi hai trovato particolarmente influente? Ma secondo me Insigne, anche perché i giocatori brevilini in genere sono quelli che trovano la forma più facilmente, quindi anche col tempo credo che anche gli altri riusciranno a trovare la forma, perché vedo che stanno utilizzando molto il pallone Benitez, e quindi come tale secondo me si stanno anche divertendo molto. Vabbè, la passione per il Napoli li ha portati qui, anche il piacere di salutarci perché voi siete di casa a Canale 34, quindi facciamo tutti insieme. Grazie, un saluto a tutti quanti e grazie di seguirci. Eccoci. A te Gianluca. Sì, grazie Ilaria. Ti ringrazio, fatemi sapere, io adesso vado proprio per l'ultimo segmento, voglio fare una velocissima scorsa a quelle che sono le formazioni anche delle altre, perché cerchiamo di capire, perché voglio fare un giochino in questo finale, mi dovete dare le prime tre squadre, secondo voi al momento in campionato. Allora vediamo velocemente, grazie alla regia, vediamo velocemente come c'è la Juve ovviamente, campione d'Italia. Ricordo le novità di Ogbonna come alternativa a Bonucci e soprattutto in attacco Tevez e Llorente, oltre a tutti i suoi giocatori, Pirlo, Pogba, Vidal, eccetera, eccetera. Quindi la Juventus ha cambiato molto in attacco e si è rinforzata in difesa. Andiamo avanti, vediamo l'Inter, se non sbaglio, vediamo se c'è l'Inter o il Milan, adesso vediamo un po' chi è il Milan, che ha cambiato molto poco, ci sono arrivati i giovani Poli, e poi c'è Saponara come alternativa a Boateng. In attacco sono rimasti Balotelli e El Shaarawy, si aspetta di fare ancora qualche altra cosa, soprattutto per quanto riguarda il giapponese Honda. Andiamo all'Inter, l'Inter di Mazzarri, con Campagnaro in difesa insieme a Samuel e Juan Jesus, Andreolli buona alternativa, l'attacco non è male perché Belfodil e Icardi, due giovani virgulti insieme a Palacio e Milito, e il centrocampo ci potrebbe essere la variabile Nainggolan. Invece andiamo a vedere la Roma, che ha cambiato tantissimo, in porta potrebbe esserci l'alternativa tra De Santis e Viviano, a destra arriva Maicon, al centro è andato via Marchinhos, oggi ufficializzato al PSG per 35 milioni di euro, a centrocampo è arrivato Strootman e potrebbe rimanere anche questo Svaldo insieme alla Mela, destro e Totti, insomma vedremo. Ragazzi, rapidissimo giro, ditemi secondo voi le prime tre al momento sulla... devo far vedere la Fiorentina, ragazzi, un attimo, finisco con la Fiorentina, che era l'aspetto più interessante. Guardate che centrocampo, Aquilani, Pizarro, Borca, Valero con Ambresini in alternativa in attacco, Quadrato, Joaquin, Gomez, Rossi, Ljajic, oltre naturalmente alla difesa. Allora ditemi, Monica, parto da te, chi sono le prime tre? Monica, oggi, secondo te, 1, 2, 3, Champions. Nel frattempo, mentre ci pensi, allora la linea 5 più Ilaria è avanti.
avanzata causa pioggia, perché a Di Maro qualche scroscio è diventato invece un temporale, mica da ridere, piove anche qui sul palco. Il frattempo ha dato via Cagliacon, quindi è sfuggito Cagliacon ad Antonio Corrado, è ufficiale, ma prosegue il dibattito all'interno del teatro. Monica, le prime sì, tre... intanto voglio dire, adesso non è semplicissimo fare delle previsioni, perché le squadre sono in pieno mercato, si stanno rafforzando tutte, e se domani mattina Higuaín dice sì al Napoli, poi cambiano le cose, per però, cui diciamo, in questo momento il gioco voglio è stasera, dire il gioco è stasera. Il gioco è stasera, e allora facciamo un augurio al Napoli, direi Napoli Inter Juventus, va terza Juventus. Non so perché, ma lo sospettavo. Ferrario, in questo momento Juve davanti a tutte, Fiorentina dietro la Juve, poi Napoli. Antonio Tajano. Beh sì, credo di associarmi a Juve, Fiorentina, Napoli. Corrado. Io Juve, Napoli e Inter. Juve. Massimo, puoi dirlo anche tu se vuoi, eh? Sospendo il giudizio, francamente, perché mi verrebbe... Ho troppa voglia di inserire il Napoli in testa, però devo... Monica ha avuto il coraggio di farlo, però, eh? Ma giocando sulla... così, puntando, no? Benitez ha detto che il Napoli ha una rosa forte. Ecco. Se lo dice un allenatore di questo spessore e con un palmarès come il suo, francamente, lui ci ha messo la faccia. Io gli credo e soprattutto lo auguro al Napoli. E allora io credo a Monica Sforzafava, credo a Benitez, e ricorderei anche una cosa, che Monica, oltre che a scrivere molto per il Corriere del Mezzogiorno, sta dando dei contributi importanti dal punto di vista di informazione sul Napoli anche al Corriere del Mezzogiorno.it. Invece per quel che riguarda Ferrario, domani la serata su questo palco di presentazione ufficiale della Rosa 2013-2014. Massimo, finisco il giro, voglio finire il giochino con José Alberti e Ciro Venerato, poi andiamo sulla giornata di domani. Cos'è? Ma oggi vedo la Juve, Fiorentina e Milan. Milan sì. Più del Napoli. Ciro? Ma il mercato giù del 2 settembre, è quindi questo, no, è su questo, quindi non ci un piove. Giochino che non mi attira molto. Lo so, Ciro, è amico mio, ma dobbiamo giocare. Ad ora il Napoli non è nelle prime tre, ora, ma domani mattina con un attaccante forte. Ok, ma l'abbiamo fatto oggi no. Oggi è anche staccato di parecchio dalle prime. Oggi il Napoli non è assolutamente Gianluca, il Napoli è inferiore alla Juve. Oggi è il Napoli, oggi. Sì, domani oggi. Oggi il Napoli è inferiore alla Juve nettamente. Gianluca, alle milanesi e permetti una battuta? Un attimo, se mi permetti di parlare, facciamo finire un attimo Ciro, detesto il populismo, detesto il populismo, è proprio una cosa che sono allergico. Ma noi stiamo giocando, io sono certo che il Napoli farà una campagna acquisti importante e lotterà per vincere lo scudetto, perché siamo ancora primi oggi. Oggi però... Credo che anche il Napoli sa benissimo che ad oggi, al di là delle dichiarazioni di facciata che fa Benitez, perché che l'allenatore dice c'è una rosa forte, non l'ho mai conosciuto, l'allenatore che va in conferenza stampa e deprezza proprio i calciatori, anche Allegri mi risulta ha detto questo, Montella, Conte, dicono tutti, pure il tecnico del Chievo ha detto che c'è una rosa forte, quindi conta invece il valore tecnico. Il Napoli ha molte scommesse, ha cambiato modulo, ha giocatori che non hanno mai giocato il nostro campionato e ha perso il bomber per antonomasia. In questo momento incompleto, lo sa, tanto è vero che il Napoli sta lavorando per un difensore e per due attaccanti e per un portiere. Quindi è ovvio. Al momento Juve, Fiorentina e le milanesi sono avanti. Aspetta. Al momento. Però ripeto, domani sera è un'altra la distanza storia. È talmente breve domani che il Napoli con due acquisti doc può tranquillamente superare e vincere lo scudetto. Siamo d'accordo. Antonio, qual era la battuta? La battuta che consiglierei a Giuseppe di utilizzare il nostro sponsor Lama lì a Napoli, perché lui ha detto vede il Milan davanti al Napoli, secondo me hai bisogno di occhiali. Da Luca, sì. Monica invece vuole rispondere a Ciro. No, semplicemente a chi mi ha accusato. Che squadra nel mondo ha vinto un campionato dopo aver cambiato sei giocatori? Trovamene uno. Vedremo, è un bel gioco. Dimmi, Monica. Io ti parlo della... Sì, no, semplicemente e simpaticamente. Io non è che facevo populismo. Benitez ha detto una cosa, secondo me, importante. Arriva nel campionato italiano, arriva nel Napoli e dice che ha una rosa forte. Secondo me ci vuole coraggio e non conosco tanti altri allenatori che...
insomma, hanno detto una cosa del genere a neanche un mese dall'arrivo in una squadra. Ci ha messo la faccia, semplicemente questo volevo dire. Però sì, è vero anche, ad onor del vero, è dire una rosa forte non significa una rosa da scudetto, perché no, è questo che gli chiedono tutti. Assolutamente io, no. Io francamente sono d'accordo oggi con Ciro Verano. Oggi non è una rosa da scudetto. Oggi non è una rosa scudetto. Tant'è che abbiamo detto, se domani mattina Higuain... Vabbè, ma a Napoli chiedono sempre lo scudetto, lo hanno chiesto a De Laurentiis il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno, il quinto anno, probabilmente capendo poco il percorso che il Napoli stava facendo. Certo, l'anno scorso si è arrivato secondo, se come Benitez dice bisogna fare dei passi in avanti, per me dopo il secondo posto c'è il primo. Ultime due mail. Aspetta, c'è Ferrario che si vuole inserire. Una cosa sola velocissima. Che si pronuncia la parola scudetto comunque, anche se si è consci delle difficoltà in questo momento, si pronuncia la parola scudetto, e questo è un salto dal punto di vista mentale importantissimo. Non c'è più la paura di questa, di vero, questa parola, vero. Se ne parla apertamente. Vero, vai Laura. Una domanda per Pepe Ferrario da Carmine. Per quanto riguarda i portieri, non sarebbe il caso a questo punto di reintegrare De Santis nel gruppo spendendo magari soldi in altri ruoli? Non sarebbe male, un bel colpo di teatro, Pepe? Un bel colpo di teatro, Pepe? Sarebbe decisamente un colpo di teatro, ma penso che sia forse un po' tardi. E però non sottovalutiamo Rafael, che è uno dei giocatori che sta più impressionando chi è qua in ritiro in questa settimana. Ve lo posso dire, sta veramente impressionando. È vero. Ultima mail da Luigi per Ciro Venerato. Come vedrebbe Mascherano, che potrebbe fare sia il regista che il centrale? Così secondo me il Napoli starebbe più che a posto a centrocampo e avrebbe una risorsa in più per la difesa. Mascherano, vedrebbe bene Mascherano. Poi voglio capire chi esce dalla formazione, perché c'è stato, mi sembra un'investitura importante da parte di Benitez per Hindler. Se arriva Mascherano, faccio fatica a vedere Mascherano in coppia con Hindler, lo vedo meglio con Berà. Mascherano comunque sarebbe un grandissimo acquisto, perché è un calciatore di grande qualità, di grande esperienza e anche di grande concretezza. È vero. Ilaria, ma che ti copri? Piove, allora, piove tantissimo. Gianluca, innanzitutto è terminato l'incontro Italia-Spagna all'interno del teatro. Come detto, è già andato via Cagliecon. C'è ancora Head of Operation Alessandro Formisano. Proviamo, non so, possiamo intervista sulle maglie, ecco Antonio. Vogliamo chiedere perché... Vorrei... È come andare a chiedere a Bigon chi sta trattando, ragazzi. È meravigliosa, col vigile stanco seduto in poltrona. È meravigliosa. Questo è l'interno. Io mentre facciamo i saluti, un tentativo lo farei. Per capire le maglie, quando insomma, uno dei colori delle maglie, almeno una novità, visto che l'avete lanciato. Lo dico io, uno dei colori delle maglie è un verde militare. Quindi Gianluca, questa... nel frattempo che Corrado si decide a tentare questa intervista, che è un po' indeciso ancora, chissà. No, ma vi devo dire la verità, è la stessa cosa, come se andassi a chiedere a Bigon chi sta trattando adesso, quindi risposta scontata. Quindi anticipo la risposta, una delle maglie del Napoli sarà verde militare. Con varie tonalità. E allora niente intervista stasera. Stavo ricordando, aggiungo, prima che Mediaset Premium ha l'esclusiva per quel che riguarda gli allenamenti, no, della squadra, quindi gli abbonati in Mediaset stanno meglio di tutti comprendendo, no, quello che tatticamente sta facendo. Faccio un po' di promozione per casa mia, sicuramente stiamo dando una grande copertura al Napoli come se lo merita, come oddio mio. Mediaset Premium fa sempre, abbiamo tutte all'esclusiva degli allenamenti, e fra l'altro posso dirlo, faccio un'altra promozione, domani trasmetteremo anche la cerimonia. La trasmetteremo anche noi, di canale 34. Saremo e io domani uno contro l'altro. Però domani io mi sbizzarrirò. Domani, caro Gianluca, alle 10 c'è regolarmente l'allenamento, domani mattina alle 10. Poi, come detto, c'è il Feralpi Salò da battere e bisogna particolarmente far bella figura con questa squadra. Se non altro perché dopo tre giorni gioca contro l'Inter di Walter Mazzarri, quindi è bene essere belli concentrati, perché poi così un confronto sarà piuttosto inevitabile dopo tre giorni. Poi la sera, come detto, alle 21.15 su questo palco, presentazione ufficiale della squadra. Antonio Ottaiano, volevi aggiungere qualcosa? No, semplicemente che diamo un po' di fiducia ancora ai dirigenti del Napoli prima di... Io credo che meritano la fiducia, lasciamoli lavorare,
perché credo che riusciranno a mettere insieme una squadra altamente competitiva. Massimo, ci saluti i tuoi ospiti. Sì, io ringrazio e saluto l'inviata del Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava, che ci ha anche detto che non ufficializzato, ci mancherebbe, adesso erano rimembranze di altre, ci ha detto, ci ha anticipato, chissà, forse Albiol potrebbe arrivare già a breve. Sì, sì, così ho sentito dire, poi magari posso sbagliare e quindi faccio la cattiva giornalista. Ringrazio io voi e naturalmente saluto Gianluca, Ciro, Osè. Ciao a tutti, grazie. Monica, grazie, Monica, gli fai una promessa? Prima della fine del ritiro ci vieni a trovare di nuovo? Mezza promessa, ok? Va bene, diciamo, ok. Perché potrebbe finire prima il ritiro. Perché io potrei finire prima, per quello lo dicevo. Semplicemente. Solo per questo, per carità. Okay. Questo è ufficiale, okay. Questo possiamo ufficializzarlo. Grazie Antonio Ottaiano, che invece certamente ci tornerà a trovare, vero Antonio? Grazie a voi, ma io resterò qui solo qualche giorno, vediamo un po', perché... Vabbè. Ho esigenza di scappare via, vediamo. Non posso prometterlo, però sapete, mi sento di casa a Canale 34. Ma sei qui solo per così stare vicino a Lorenzo, perché mi guardi così? No, no, nel senso, ero in zona e ho fatto un salto, insomma. Okay, provo a passare per Di Maro. Dove eri a Trento, Antonio? Dove eri a Trento? Ringrazio Giuseppe Ferrario, collega di Sport Mediaset, davvero grazie, complimenti per il lavoro che fate. Ci ha regalato anche questa indiscrezione che riguarda Vucinic. Vedremo, no Pepe, se son rose fioriranno. Vedremo quello che succederà. Ringrazio io voi per la bella serata. Grazie Antonio Corrado, niente intervista? Grazie a voi, no, me le conservo per domani sera. Saluto tutti a Napoli e adesso andiamo a mangiarci una bella mozzarella. Invece Ilaria saluta i nostri amici. Una volta Tommaso Rigozzi e Giuseppe Saginari, grazie per essere stati qui. Ciao Massimo. Ciao Antonio, grazie delle mozzarella. Ciao Gianluca, tutti. Ciao Ciro. Ciao Laura, soprattutto Laura. Ciao José. Ciao a tutti, noi salutiamo, siamo in conclusione, giusto Laura? Abbiamo completato anche stasera con qualche minuto di ritardo. Voglio salutare e ringraziare ovviamente José Alberti, grazie José. Grazie a voi. Spero che ti stia trovando bene, anche i nostri amici a casa. Sono molto felice e contento di sentire naturalmente le tue sempre sagaci riflessioni, oltre che tecniche di competenza. Grazie di cuore. Voglio, nel salutare Ciro Venerato, dare anche una piccolissima informazione. Oltre a dare appuntamento a tutti gli amici sportivi, domenica sera, appena finisce Tifosi Speciale Di Maro, girate Rai 2 Domenica Sportiva, perché c'è Ciro Venerato con le ultimissime di mercato sul canale nazionale. Ma poi voglio rigarantire tutti in maniera assoluta che Ciro Venerato non ha un proprio profilo Twitter. Purtroppo è stato costretto da qualche spiacevole incidente anche a denunciare la cosa alla polizia postale di Pescara. Lui non ha, c'è stato qualche brutto scherzo che non fa piacere, e quindi è stato costretto a denunciare la cosa alla polizia postale di Pescara. Quindi Ciro Venerato non ha nessun profilo Twitter. Grazie Ciro di essere stato con noi, come al solito, ti aspettiamo presto. Laura, grazie. Grazie a te. Grazie assolutamente a te. Ringraziamo gli amici a casa. Domani sera, grande serata con la presentazione ufficiale della squadra del Napoli da Di Maro. Tifosi Speciale Di Maro. Grazie a tutti, buona serata.